Se ci si basasse solo su regolamenti, la scuola sarebbe ancora peggio di quello che già è. No? Fammi capire, ma tu da che parte stai? Cosa vuoi che ti dica, Frigotto? A me sembra che col professor Andreoli questi ragazzi abbiano davvero imparato qualche cosa. Ah sì? Sì, qualcosa che noi tendiamo a tralasciare. Troppo presi da voti, da verifiche. Non vogliamo tutto allora, programmi, verifiche, interrogazioni. No, io non ho mai detto questo. Io parlo della vita. Parlo di creatività. Andiamo a tutti dei pennarelli colorati allora. Così li facciamo riempire gli spazi fino a 19 anni. Ma scusa, ma se la scuola non ti insegna a tirar fuori il meglio di te stesso, ma che cosa serve? La mancanza di meritocrazia nasce proprio dalla scuola e lo sai pure tu. Se dipendesse da voi, la scuola sarebbe ridotta a un'azienda. Senti, sono stufo di questa storia. Gli studenti non sono tutti uguali. Ci sono studenti di serie A e studenti di serie B. È chiaro? Ah, sentiamo, e tu che cosa ne faresti di questi studenti di serie B? Quello che ho fatto. Separarli dai più capaci in modo che non li danneggino. La scuola superiore non dovrebbe essere un diritto. Ma dimmi che senso ha mandare i ragazzi a scuola fino a 16 anni solo perché in giro non c'è lavoro? Sì? E allora la scuola non dovrebbe essere un diritto, dovrebbe essere un'opportunità. Un'opportunità che si dà a chi se lo merita. Sentito, ragazzi, sì? Quindi è vero, volevi bocciarli sin dall'inizio. Bene, abbiamo perso fin troppo tempo. Dobbiamo procedere al voto. È ovvio che questi tre burattini voteranno ciò che vuole lei, no? Signorina, si chiama democrazia, quella che a voi piace soltanto quando vi conviene. Certo. Mi dispiace. Forza, ragazzi, andate. Classe Z, dal 30 marzo al cinema. I'm back! La riforma ha permesso al collegio dei docenti di creare una nuova sezione. Con classi meno numerose si può lavorare meglio, soprattutto in funzione della maturità. Russo! Russo! Una classe un po' molesta. Sì, vatti a sedere, vai! Guardi, è più facile insegnare ai carcerati. Dai ragazzi, Dante, famoso, grazie a Benigni. Tutti avevano perso le speranze. Non proprio tutti. Fatelo tutti, fatelo tutti. Che vi dicevo? Non è completamente diverso il mondo visto da quassù. Vi avete segato la cattedra. S-A-L-M-O. Allora, interroghiamo. Come si chiama lei su Tinder? Il problema non sono gli scherzi. Mia macchina. Un attimo, quasi fatto. Il problema sta nel fatto che voi non ve ne frega un cazzo di essere considerati gli sfigati. Voi avete creato la sezione H apposta per isolarci? Chi è che vi ha dato questa informazione? Voi siete gli ultimi, contenti di essere gli ultimi. Ci vogliono segare tutti. Ho perso quando ho fatto a pugni contro l'ombra, dall'esperienza in pari. Gli studenti non sono tutti uguali. Ci sono studenti di serie A e studenti di serie B, è chiaro? Volevi bocciarli sin dall'inizio. Ma chi vuoi che ci aiuti? Qualcuno che crede in noi. Potete fare solo una cosa. Prendere sto cazzo di diploma. Lei è in attesa di un provvedimento disciplinare, non se lo dimentichi. Se continuate a pensare ognuno per conto proprio e non iniziate a darvi una mano fra di voi, non ce la farete mai. Lo so quello che pensate di me. Fai male, non so ridere mai. Dicono che non me lo dimenticherò mai. Esame di maturità. E invece sapete che cosa non mi dimenticherò mai? La sensazione che non ero sola. Allora, Ricky, cosa vuoi dirci della morte di Lenin? Che ci ha sconvolto a tutti.